Seconda giornata di qualificazione al torneo di tennis ATP della Val Gardena. Oggi gli incontri del secondo turno inizieranno alle ore 12, ma già ieri la prima giornata ha dato alcuni responsi. Sei gli altoatesini in campo per le qualificazioni e solo uno ancora in gioco, Patrick Prinot, autore di un bellissimo match contro il bulgaro Jacek. Prinot che oggi incontrerà Marco Bortolotti, vincente ieri contro il croato Andrić, il favorito di questo tabellone. Per quanto riguarda gli altri giocatori, fuori Patrick Prade, dopo un gran match perso al tiebreak contro il tedesco Dominic Maffert, una partita molto equilibrata e dominata quasi sempre dai servizi. Fuori anche il giardinese David Kostner, uscito per mano di Pietro Licciardi, e in serata escono anche il brissinese Michael Kirschbaumer, battuto dal bulgaro Alexander Buri, ed Erwin Treubinger, eliminato dal tedesco Becker. Un torneo che è iniziato all'insegna del bel gioco e che lascia presagire un ottimo livello finale. Oggi dicevamo seconda giornata, con 8 incontri in programma. I vincenti di questi turni si giocheranno i 4 posti disponibili per il tabellone finale con incontri di lunedì mattina. Prima di entrare in campo sarà il gardenese Patrick Prinot contro Marco Bortolotti sul campo centrale, mentre sul campo 1 Alessandro Petrone se la vedrà con lo svizzero Marco Osmancic. A seguire vedremo Licciardi contro il tedesco Robin Kerner, ieri autore di un gran match contro il croato Galovic, e il portoghese Ferrari invece se la vedrà con il croato Sancic. I match programmati dopo le 14 vedranno il derby tedesco Langer Meffert, la sorpresa Adelchi Virgili, che ieri ha battuto l'austriaco Trinker, giocherà contro il bulgaro Buri. A questo punto il favorito di questo tabellone potrebbe essere il ceco Jan Henrich, finalista qui nel 2011, che giocherà in serata contro il tedesco Jan. E in contemporanea chiuderà il programma odierno l'incontro fra il bulgaro Betov e il tedesco Becker. Per il programma odierno è tutto.